chiamano selfie. Poi sono, i selfie sono più delle foto, questo è anche un video dove È io un sono selfie con il continuo. maestro Rizzi, che tra l'altro non siamo soli. Non siamo soli, un po' come nel balletto arriva la ballerina, per questo diciamo passo a tre, perché vorrei far vedere questo violino che lei Sì. custodisce e che suona, ormai, come dire, siete una cosa unica. Ecco, questo è un Bergonzi? No, questo è un No. Gobetti, Francesco Gobetti. Ecco, no, lo so, ho letto nelle introduzioni, quelle cose che si pubblicano nei giornali, poi magari Può violino darsi, cambia. eh sì, il violino cambia ogni tanto. Ecco, bene, questo è un, quindi se possiamo permetterci il selfie col violino, Certo. ecco, è un violino che è importante, Eh ecco, sì, è un quindi. violino Liuteria italiana del 1700, suona benissimo ed è un grande piacere poterlo usare. Ecco, quindi è bello chiaramente ascoltare il musicista, il violinista, ma anche sentire il E noi suono, senza il violino non proprio, facciamo molto. il 50%, il 40% di violino, il 60%. Ma c'era Heifetz che diceva: ma io non sento niente il violino. Cioè, lui diceva che il violinista era il 100%, però insomma un grande aiuto, un buono strumento all'artista. Bene, bene, bene. Quindi se noi non andiamo a Milano, Milano viene a Forlì perché siamo al Teatro Diego Fabbri. Sì. Lei aveva già suonato qui? Io ho già suonato, sì, qui a Forlì. Poi venivo in vacanza qui vicino a San Mauro Mare, perciò Ecco, sono di casa chiaramente. quasi. Anche perché poi Milano Marittima, come dire, è poi nata da milanesi, Sì. da artisti tra l'altro, anche Sì? se poi col tempo, come dire, cose sono un po' cambiate. Ecco, c'era penso, uno scenografo della Scala addirittura, che ha creato Milano Marittima, e quindi a Forlì avete proposto. Abbiamo proposto un concerto, diciamo, basato sulle variazioni, sulle rielaborazioni, e praticamente autori tipo Schumann e Mendelssohn che hanno rielaborato Bach, oppure autori che hanno rielaborato se stessi scrivendo temi e variazioni come Beethoven nella Sonata Kreutzer. E dunque è stato un viaggio, io lo chiamo un po' musica in caleidoscopio perché si cambia e si guarda sempre la stessa cosa, ma si cambia completamente il punto di vista, continuamente il punto di vista, e vengono fuori dei colori e delle forme completamente inaspettate e sorprendenti. Bene, bene, complimenti, perché poi l'offerta è stata addirittura di quattro musicisti, poi bis, il tris, quindi diciamo non vi siete risparmiati, perché No. poi, come vediamo anche con la cucina piuttosto che la musica, si mangia sempre meno e si rischia di andare a teatro e di ascoltare sempre meno e vedere sempre meno, invece, come, No. insomma, una serata di 2 ore passa, chiaramente si regge molto bene, insomma, anche Assolutamente. bene, bene, bene. Quindi grazie al Grazie a nostro voi, maestro grazie Marco Rizzi e dell'accoglienza a Forlì. chiaramente al suo violino, che si chiama Francesco Gobetti. 1000. 1700, non è sicura la data, intorno al 1700 o qualcosa.